Happy people morning. Okay. 8, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno a tutti, 7.05, un po' di anticipo rispetto al solito, vedi? Sempre prima vi entriamo in casa, sempre prima vi entriamo nella vostra routine, sempre prima vi diamo la sveglia qui su Crystal Radio. Buongiorno Lorenzo Masieri. E buongiorno a Fabio Ranfi. Anche oggi siamo qua dalle 7 alle 9, mercoledì 11 ottobre, data che ci ricorda. Che è mercoledì 11 ottobre, non mi viene in mente nient'altro successo. Dovremmo fare l'almanacco anche noi, sai? L'almanacco quello... del giorno prima. quello del giorno dopo è lo fanno fare tutti, noi il giorno prima. Vi raccontiamo di nuovo, ma un po' lo facciamo. Sarà perché successo poi... qualcosa. Ma un po' infatti lo faremo, perché grazie alla nostra rassegna stampa vi racconteremo quello che è successo nelle nostre vite e nelle nostre città, diciamo. Assolutamente. Okay? Tante notizie oggi su Milano, che poi approfondiremo, tanti ospiti, contenuti. Tanti collegamenti. Tutto questo come sempre qui su Crystal Radio, qui a Good Morning Milano e anche in visione invece su Milano News, profilo Twitch di Milano News, oppure poi potete rivedere tutti i vari pezzi, tutti i vari ospiti, collegamenti o rivedere la puntata anche sul sito di Milano All News. Diamo anche le coordinate per scriverci, 331-7853-555 per il buongiorno, foto, quello che volete. Colazioni. Autobus, tram, traffico se siete in giro nella tangenziale, albe su tangenziale. È ancora buio oggi, hai visto? Ma adesso ci stiamo avvicinando. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. 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 Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono... Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Thank you.
Ma vengo per rubarti la cena, dice. La scena. Ah, non la cena, pensavo, vengo per rubarti la cena. Perché mi sento così acuto? Ma Annalisa, Mon Amour, viene per rubarti la cena. La dice. Cena, dice sì, così. Vengo per rubarti la cena, vabbè. Sono quelle robe tipo... Sono le 7:10 del mattino, non so se ce la vuoi rubare. Vieni per rubarmi la colazione, ma che vada, vabbè. Cara la mia Annalisa. Chi fa il turno... No, niente, chi fa il turno di notte non mangerà... Ah no, boh, magari sì. Ma magari ma fa la colazione, sai, la colazione sì, continentale, quella che sì, per noi è un pranzo. O quelli che sfornano di notte fatto. Le brioche calde anche, potrebbe essere. Sì, sì, sì. Non l'ho mai comunque credo che dica la scena, non la cena, mi sta così penso anche io. Mi auguro, anzi. Era come quell'altra canzone di Non mi collochi che diceva anche l'indiano profuma di te, una cosa del genere. Che stiamo rubando un format a un'altra radio. E quindi si capiva. No, ma nel senso che no, ci sono delle canzoni che sono un po' complicate. Cioè, sì, l'indiano profuma di te non si capiva se lui sapesse di indiano oppure. Ci sono tantissime, cioè. Tantissime canzoni. Ligabue ne ha tipo 20 in cui non si sa se dice Maria, Mania. Perché no, veramente c'è un dibattito tra i fan molto. Ah, bene, bene, bene. Andiamo avanti allora, dai. Anzi, iniziamo, apriamo i giornali, apriamo i giornali. Siti di informazione locale di Milano. Cosa dicono? Allora, innanzitutto Letizia Moratti. Iniziamo subito con Letizia Moratti. Letizia Moratti, varie indiscrezioni. È un po' che non ne parlavamo, quindi meno male, torniamo a parlarne. È un po' che non si c'era il sarcasmo? Più. No, 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 veramente, è un po' che non ne parlavamo. Tutto il casino che è successo l'anno scorso. Allora, dopo la corsa a Palazzo Lombardia, Letizia Moratti torna ufficialmente in Forza Italia con una carica. È tipo presidente, che però non si capisce bene, è presidente della segreteria. Non si, dei segretari? Sì, una roba del genere. Ieri l'ha detto dalla Gruber. Io non ho mica capito. Comunque, Tajani, nel corso di. Alla Camera, nel corso di una. Di una conferenza ha appunto annunciato che Letizia Moratti tornerà e lei ha detto non rinnego l'esperienza fatta in regione ma torno in Forza Italia per la collocazione nel PPE. Adesso fatemi pensare male, pensiamo male. Quanto base pensiamo male. Quanto manca alle elezioni europee? Non tanto. Letizia Moratti è arrivata seconda? No. È arrivata terza e quindi. E poi ho avuto questo riferimento al PPE. Fa pensare. Però vabbè, chiaramente abbiamo dato la notizia, essendo stata comunque candidata a presidente della regione Lombardia. Sì, insomma, ricordiamo ex sindaco della città di Milano. Se vuole Moratti, se vuole venire a raccontarci la sua versione, noi siamo qua. Anche perché solo poco tempo fa, appunto, quando era in lizza per Palazzo Lombardia, aveva definito come abbastanza, diciamo, estremista il governo attuale. Poi comunque adesso, entrando in Forza Italia, alla fine è dentro la coalizione. È come se avallasse. Certo, questa è una cosa che ne abbiamo parlato anche ieri con il nostro ospite, sì. Cioè, prende tutto l'arco partito. Sì. Comunque Moratti, appunto, se vuole per caso facci sapere la sua, 331-7853-555. Può scriverci anche un WhatsApp se vuole, va bene. Come ha fatto ad esempio Alberto in questo momento, che ci chiede buongiorno Fabio Lorenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Cristian Radio. Buongiorno. Un saluto a voi invece che ci ascoltate, appunto. Un saluto a tutti coloro che sono davanti alla radio in questo momento. Magari molti di voi la radio l'ascoltano dalla macchina, grazie alla DAB Plus, ad esempio, su cui siamo inseriti all'interno del grande consorzio Media DAB. Bene, se state ascoltando dalla macchina, attenzione a che strada prendete, perché adesso ci colleghiamo con Luce Verde, potrebbe svoltarvi la mattinata, quindi ascoltiamo in diretta la situazione del traffico su Milano e città metropolitana dalla redazione di Luce Verde. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io
Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Miley Cyrus con Flowers alle 7 e 18 minuti. Diciamo dai fuori onda cosa abbiamo detto del video di Miley Cyrus, che ci ricorda chi? No, ha la stessa capigliatura. Non lo diciamo. No, diciamo, vabbè, ma scusa, secondo me sono contenta se la paragoniamo a Miley Cyrus. Cioè adesso è tutto. Sì, sì, eravamo a far colazione e ho visto sullo schermo questo video e diciamo che Miley Cyrus ha la capigliatura alla Letizia Moratti. È vero, a Letizia Moratti. Miley Cyrus ha questa stessa identica capigliatura, quella che c'è adesso nel videoclip di Flowers. Sì, no, forse non so se era questa canzone. Sì, sarà solo contenta, scusa. Miley Cyrus, sicuramente. Allora, scusa, abbiamo paragonato Moratti e Miley Cyrus, quindi una politica così importante, a una cantante, una bellissima ragazza, una bellissima donna, e abbiamo paragonato una bellissima cantante, una bellissima donna a una politica così importante, quindi sono entrambe contente. Assolutamente. Moratti 331 78 53 555, se vuole dirci come mai è tornata in Forza Italia e se è contenta di avere la stessa capigliatura di Miley Cyrus, noi no, siamo sei Miley Cyrus. Ah no, giusto, sì, beh, ho capito, beh, quindi Miley Cyrus 331 78 53 555. Ecco perché fino ad adesso non c'ho scritto. Quello, devi dire in inglese. Hi Miley, this is Fabio from Crystal Radio. My name is Joe. Vabbè, allora, torniamo sulle notizie. Online petizione contro l'iscrizione al Famedio di Berlusconi, ne abbiamo parlato due settimane fa, ormai sì, alla fine di due settimane fa, in consiglio comunale è stato approvato più o meno all'unanimità, più o meno il fatto che l'iscrizione appunto al Famedio prevista per il giorno dei morti. Sai chi ha detto no?
Carlo Munguzzi, sì, Carlo Munguzzi, Radio detto, Carlo no, Munguzzi. Ma non solo, non solo. Infatti, fra i promotori di questa petizione contro l'iscrizione del Cavaliere, uh-huh. Fra i promotori, appunto, la moglie e la figlia di Borrelli, Francesco Saverio Borrelli di Mani Pulite, ci ricordiamo. Sulla petizione lanciata su change.org si legge: noi pensiamo che una onorificenza civile debba essere concessa solo a chi ha una alta reputazione civico-etica. Per questo crediamo che il significato morale del famedio sia in contrasto con la storia di Berlusconi. Indipendentemente da come la si pensi, messa giù così comunque mi pare anche abbastanza apolitica. Sì, no, apolitica. Insomma, fanno riferimento appunto all'alta, all'importanza non solo di quello che fai, ma di quello che sei, diciamo anche quello in un certo senso. No? E sarebbe da andare a vedere, nel famiglio ci sono un bel po' di nomi, sarebbe da andare comunque a vedere la lista e vedere, secondo me ce ne sono anche altri che insomma adesso magari nel 2023 adesso farebbero storcere un po' il naso, sicuramente, però vabbè, sicuramente. Poi vedremo un po' cos'altro c'è, cos'altro c'è sui giornali. Tornando a un tema un po' più, diciamo, più colorito, cioè colorito fino a una certa, direbbero i giovani. Comunque, mai così caldo a Milano d'ottobre in 200 anni. È quanto certificato dall'osservatorio meteorologico di Brera. Lunedì 9 è stata registrata la massima più alta del mese di ottobre dal 1763 ad oggi. Però quindi, mi ricordo che abbiamo fatto la stessa notizia, credo intorno a giugno-luglio, dove era il più caldo giugno-luglio della storia della meteorologia milanese. Adesso ottobre più caldo degli ultimi 200 anni, 30,4 gradi. Insomma, l'altro ieri 30,4 9 ottobre. Invece l'11 ottobre mi dicevi che è uscita una delle canzoni più grandi della storia della musica. Esatto, no? John Lennon pubblica Imagine. E allora non potevamo che, anche se l'abbiamo sentita ieri grazie al Crystal History, non possiamo che rimetterla anche quest'oggi. Beh sì, due giorni di seguito John Lennon, due giorni di seguito Imagine. Ma insomma, veramente una canzone poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio, poteva andare molto peggio. Una canzone che ha fatto la storia, John Lennon, Imagine. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano.
Io sono Milano. John Lennon Imagine era l'11 ottobre quando usciva questa canzone, quindi anche quest'oggi l'abbiamo messa per appunto così ricordare questo grande pezzo, diciamo anche, anzi forse è il momento anche giusto di ascoltarla più volte al giorno, visti i venti di guerra tempi, e non solo i venti che corrono infatti in questo momento. Continuiamo con le notizie che arrivano dai nostri giornali quotidiani e non dagli siti di informazione locale. Ricordiamo, ricollegandoci a ciò che è stato detto prima appunto sul il caldo anomalo d'ottobre, l'altro ieri ricordiamo 30,4 registrato da l'osservatorio meteorologico di Brera. Ricordiamo, come abbiamo detto settimana scorsa, che è uscito il calendario per l'accensione degli impianti di riscaldamento, sì, e che al momento l'accensione è prevista dal 22 all'8 aprile e, come abbiamo detto anche settimana scorsa, vi invitiamo a controllare, comunque noi vi daremo notizia, perché sicuramente questo 22 ottobre verrà posticipato. Ottobre più caldo degli ultimi 200 anni, mi sa proprio di sì. Esatto. Adesso torniamo sulla vicenda degli ultimi giorni, chiaramente, in riferimento a Milano, perché ieri in Piazza Mercanti presidio di un centinaio di persone appunto che si è riunita nella piazza milanese per esprimere il proprio sostegno nei confronti della Palestina. Ieri vi abbiamo spiegato cosa è successo in consiglio anche con il nostro ospite Valerio Pedroni, uh-huh, del PD, per la questione di bandiera Israele-Palestina, bandiera Israele-pace. Alla fine è stato il compromesso e su questo poi so Fabio che forse abbiamo un contributo, ecco. E per quanto riguarda questo, ricordiamo appunto che si è divisa la maggioranza in consiglio, si è divisa mentre il centrodestra era unito sostanzialmente nell'esporre la bandiera israeliana, centrosinistra diviso, poi sono arrivate, se non sbaglio, proprio le parole del sindaco Sala che ha appunto proposto questo compromesso, che alla fine è stata la via di svolta per chiudere il consiglio, sia esporre a Palazzo Marino sia la bandiera israeliana che quella della pace, anche se comunque i malumori non si sono placati, diciamo così, giusto? No, infatti, i malumori ci sono anche sui social, molti consiglieri comunali, anche della maggioranza, si sono dissociati. Anche il nostro ospite di ieri diceva forse, anzi lui ha proposto di mettere la bandiera anche entrambe. Sia quella israeliana ma anche quella palestinese, e insomma il tema è molto caldo, c'è stata molta discussione all'interno del consiglio comunale e appunto poi ne parleremo più tardi anche con un ospite che fra poco si collegherà con noi appunto qui in diretta, perché insomma appunto è un tema divisivo, ma soprattutto forse da capire anche le ragioni dell'una e dell'altra parte. Poi appunto magari nei prossimi giorni cercheremo anche di capire la ragione della bandiera, che comunque aveva stanza. Allora, ricordiamo che venerdì ci sarà il nostro ospite, il capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Milano, Alessandro Verri, e chiaramente ascolteremo anche le ragioni della posizione sulla sola bandiera di Israele esposta a Palazzo Marino. Chiarissimo. Bene, allora continuiamo con un po' di musica intanto nel frattempo, perché adesso poi è il momento di Marrakesh e Gue con Insta Lova. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano.
Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano.
sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono. Registro? Beh, sì. Registro. Eros Ramazzotti, Gli ultimi romantici, 7:36, mercoledì 11 ottobre 2023. Abbiamo parlato poco fa, no, della questione bandiera, certo, Israele, bandiera della pace, poi che verranno messe insieme fuori da Palazzo Marino, ma a Palazzo Marino c'era, come direbbe il grande Vasco, c'è chi dice no, chi in questo caso, no? Non parliamo in questo caso di Radio Carlo Monguzzi, che sembra che tutti i giorni dice no da qualche parte, ma invece un suo collega di partito. Abbiamo il collegamento telefonico Tommaso Gorini, consigliere comunale di Europa Verde. Buongiorno Tommaso. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, grazie mille di aver accettato il nostro invito. Abbiamo voluto contattarti perché tu hai detto no in aula, diciamo, ma l'hai detto anche fortemente sui social e continui a ribadire un no forte, o meglio, una, insomma, non vi è piaciuta molto questa opzione che è uscita fuori dal Consiglio Comunale di mettere bandiera di Israele e bandiera della pace, giusto? Se ho capito bene. Esattamente. Ok. La nostra posizione è stata abbastanza chiara, l'abbiamo espressa in consiglio. Crediamo che in una situazione così, così tragica, spingersi a parteggiare per uno o degli altri o l'altro degli apparati statali sia una scelta comunque scorretta, perché in ogni caso in mezzo ci sono persone che soffrono. Ecco, quello che è uscito sembrava una mediazione quasi una genialata, passami il termine brutale. Invece voi dite no, alla fine è una mediazione che non è che porta a niente, anche questa cosa del mettere la bandiera della pace vicino alla bandiera di Israele, giusto? Esattamente, perché come stiamo vedendo in questi giorni, purtroppo violenza chiama violenza, e all'orrore di Hamas adesso stiamo vedendo si sta aggiungendo l'orrore dei bombardamenti su Gaza, del taglio di viveri e di persone intrappolate che sono vittime di una doppia violenza e di una doppia crudeltà, quella di Hamas che sapeva che questo sarebbe stato l'esito, e dall'altra quella degli apparati di sicurezza israeliana che stanno adesso infierendo sulla popolazione inerme. Ecco, quindi siete stati gli unici a dire questa cosa in consiglio comunale, diciamo dai banchi appunto della maggioranza, oppure c'è stato qualcun altro che vi ha, insomma, supportato in questa vostra idea? Allora, c'erano anche altre posizioni, per esempio, se non ricordo male, il consigliere Mazzei della lista Sala proponeva, in caso di rappresaglie israeliane, di esporre anche la bandiera palestinese. Onestamente anche questa mi sarebbe sembrata una soluzione un po' di compromesso, perché il punto che vogliamo ribadire fortemente ancora è proprio la logica delle bandiere, la logica dei nazionalismi, che è contro quella di pace.
Che ma che è proprio un po' una logica da stadio, mi viene da dire a volte, cioè proprio l'idea del fare il tifo per l'uno o l'altra parte, quando qui l'unico tifo bisogna farlo per gli esseri umani che ahimè sono vittima di questa idea. Il problema grosso è che appena si dice no in questi casi, il rischio è che passate voi poi per i filo Hamas o cose del genere. Invece tu hai detto, e ti chiedo magari di ribadirlo ancora perché è forte il messaggio che stai mandando, i palestinesi spesso sono loro stessi vittime anche di Hamas, giusto? Certamente, certamente, perché purtroppo quello che stiamo vedendo in questi giorni poteva andare solo in una direzione, e la condanna deve essere assolutamente ferma della violenza di Hamas, ma questo non ci deve spingere a parteggiare per una parte piuttosto che l'altra. Dobbiamo cercare di essere superiori all'indignazione dei 5 minuti e cercare di vedere quello che sono le strutture di potere, la violenza che portano sempre, a prescindere da quale sia il colore della bandiera. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, hai parlato appunto di colore, allora cerchiamo di chiudere invece con una nota di colore su cui però anche voi, insomma, vi state battendo molto, e insomma non è poi solo colore. Parlo dell'idea di mettere il nome di Silvio Berlusconi all'interno del famedio del Monumentale. Anche lì, ancora una volta, maggioranza, non diciamo spaccata, ma comunque insomma che traballa o che comunque al suo interno ha un po' di rumore, perché anche voi avete detto no, non ci sembra giusto come idea. Come mai? Perché non volete che il nome di Silvio Berlusconi sia inserito nel famedio del Monumentale? Sì, diciamo noi all'interno del Consiglio Comunale, ma non solo noi, perché abbiamo visto ieri è stata ripresa praticamente la nostra posizione da una petizione su change.org che sta raccogliendo molte firme illustri. Pensiamo che il Famedio, rappresentando tutti i milanesi, debba avere iscritti nomi di persone in cui i milanesi possano riconoscersi con orgoglio, e diciamo le macchie della carriera di Berlusconi, al di là di quello che è il merito politico, su cui non si discute, che non deve essere parte del tema se iscrivere al Famedio o no, perché ovviamente la diversità di posizione politica resta, ma non è quello il punto è che al Famedio siano riconosciuti appunto milanesi che possono essere definiti illustri e senza macchia, a cui tutti possiamo guardare riconoscendoci. Consigliere, io le faccio un'ultima domanda sulla vicenda dei tigli in Piazzale Bagliamonti, visto che ieri mattina sappiamo com'è finita e sono stati buttati giù. Sappiamo che nonostante un Giovanni Storti arrampicato un Monguzzi presente, si legge da Repubblica Milano, sì. la sua posizione, anzi le chiedo di ribadirla. Allora, la mia posizione, purtroppo questa è una vicenda triste che seguo anche personalmente da tanti anni. Io già nel 2019 con il direttivo di Europa Verde a Milano avevamo chiesto di fermare il progetto e anzi di spostarlo su un'area più idonea, che fosse più simbolica anche per Milano, come per esempio avrebbe potuto essere Piazzale Loreto. E purtroppo questo non si è fatto. E mi rammarica un po' vedere adesso l'esito di quel processo, ma purtroppo era un percorso che è stato innescato anche contro la nostra volontà, e comunque si sono fatti dei passi importanti rispetto a quella che era la proposta originale per salvare una parte dell'alberatore, perché non dimentichiamocelo, comunque sono stati salvati 2 tigli, il glicine, un liquidambar e se non sbaglio anche altre alberature. Quindi si è fatto quello che si poteva, considerando che è un progetto che andava oltre quello che sono le competenze, le decisioni comunali, purtroppo. Certo. Eh sì, purtroppo poi c'è sempre quello, no? C'è qualcuno sopra che comanda sopra di te sempre. Comunque, a qualsiasi scalino sei della scala, c'è qualcuno sempre sopra di te. Consigliere, sì. Grazie mille davvero per tutto quanto, grazie per aver risposto alle nostre domande e buon lavoro a questo punto. Altrettanto, buona giornata. Grazie. Grazie mille ancora allora al consigliere Tommaso Gorini di Europa Verde. Continuiamo con la musica? Ci stai, caro il mio Masieri? Allora andiamo con Angelina Mango, e lei dice di pensarci domani, però non la sentiamo adesso, capito? Cioè, ci pensiamo domani, ma l'ascoltiamo adesso. È Angelina Mango alle 7.44 su Crystal Radio. Perfetto. Grazie mille.
A voi. Più tardi, più tardo, poi, più tardi nella giornata, se poi le mandiamo il link se vuole vedere il pezzo e tutto. Perfetto. Va bene, grazie, grazie mille. Grazie. Ciao, buona giornata. Dai, va bene. Ci sta. Sì, infatti non gliel'ho chiesto. La tengo per Monguzzi quella domanda lì. Dopo entriamo Tappetino. E subito Paolo. No. No. Coso mandiamo Pol Pol. Ok. E poi pausa. Ciao amore, come stai? Bene. Io sono un po' piena di merda. Sono un po' pieno di merda anch'io, però va bene. Hai dormito bene? Sì, ho dormito bene. L'ansia che non dormi bene. Hai preso l'aspirina? No, perché se no di là faccio casino, sta prendo. Vabbè, io adesso vado a comprare. Pol 5, cazzo, non arriviamo alla pausa, no? No, non è vero. Non è vero, ce l'ho. No, non è vero. Sì, non ci faccio in tasca. Grazie. Va bene, ragazzi. Buona giornata. Ciao ieri. Quella madonna. Ma sono le 7.46, perché dici così presto? Io vado, va, va, niente, non so neanche io perché te l'ho chiesto. Vado in farmacia. Scusami, una domanda, non so, mi è venuta spontanea a farla. Ciao. Senza motivo. Ciao. Ciao. E poi devo convincere la mia collega Cinzia a fare il focus group della balsa sabato. Ah, ok. Non dirgli che c'entro io, però. No, glielo ho già detto. Che c'entro? Secondi Fabio, eravamo. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Angelina Mango, ci pensiamo domani, 7.47 minuti, bentornati qui su Good Morning Milano, Crystal Radio, 331-7853-555, il nostro numero di WhatsApp, ma potete anche vederci sul canale Twitch di Milano All News, oppure potete rivedere più tardi nella mattinata, nel corso della mattinata, tutti i vari interventi, anche ad esempio l'intervento appena venuto poco fa del consigliere d'Europa Verde Tommaso Gorini. Cosa arriva dai giornali invece, Carmio Masieri? Leggendo Milano Today, nuovi divieti per la Movida, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, stop al commercio ambulante di sera, però il provvedimento è stato posticipato al 15 ottobre, ti ricordi che quasi due settimane fa avevamo detto questo weekend inizia in zona Porta Venezia, poi non mi ricordo perché era uscita quella, sì, quella vicenda là, il fatto di limitare le ore nei Deor, sì, la vendita di alcolici fino a pomeriggio, esatto, quelle solite robe che tra l'altro i Deor a mezzanotte mi sembra l'idea, sì, questa, e poi no? sono tutte cose già sperimentate comunque a Milano, sì, perché sì. Io mi ricordo che quando ero più piccolino Giulia. E facevo la movida, faceva la movida, capito? Facevo la movida sui Navigli. Sì, come no, tal ciclo della Bovisa, l'oratorio di Santa, non so cosa che c'è lì. San Luigi. Ecco, appunto. Quindi posticipato di una settimana la firma sull'ordinanza che dovrebbe dare un po' di tregua agli abitanti di alcune zone di Milano interessate da quella. La tregua, posticipata anche la tregua, che poi posso dire, cioè posticipata con le temperature che ci sono adesso, io adesso se esco sto sempre fuori perché comunque sì, tutti stanno fuori, è a metà ottobre. Ma quella è posticipata, perché tanto è facile fare che chiudiamo i giochi, esatto, sarà la neve, capito? Esatto. Se mai arriverà. Vabbè, giustamente sarebbero anche di più, cioè sarebbero di meno i commercianti se viene fatta d'inverno. Ovvio, ecco. Ovvio, ma questa roba qui sono quelle robe che dici di farle, poi le cambi un attimo e alla fine non le farai mai, o meglio la natura lo farà, no? Quindi vabbè.
Continuiamo con le nostre informazioni, continuiamo con le notizie, ma soprattutto c'è un collegamento adesso ancora, giusto? Sì, abbiamo un collegamento, il collegamento di giornata è per la rassegna Sogni Elettrici della Yulm. Sì. Avremo appunto in collegamento Stefano Locati, direttore artistico, ci spiegherà un po' di questa rassegna che è in programma da lunedì 16 a sabato 21 ottobre. E questo avviene dopo, 8 e mezza avremo questo collegamento. 8 e mezza, ma prima c'è un altro collegamento con colui che racconta Milano dai social. Ah, ho sbagliato allora. Non se ne è accorto nessuno. Non se ne è accorto nessuno, perché lo ma dici? Noi siamo cristallini. Siamo onesti siamo cristallini, ovviamente. Il collegamento di oggi è come sempre con Paul di Nati per Nascere a Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano.
sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano.
Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano.
Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Sono su di me. Vai. Mio. Va bene, ma stai lì. Vorrei fare il campionato, no? Vorrei fare sempre. Bravissimo. La macchinetta, io te la chiedo da un sacco di tempo. 8-0-7. Bentornati a Good Morning Milano. Facciamo questa cosa qui. Come il segnale radio, seconda parte che c'è. Una roba simile, no? Eccoci qua. 8-0-7. Eccoci. Good Morning Milano. Buongiorno di nuovo a Lorenzo Masieri. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. La seconda ora in vostra e nostra compagnia. E già la prima, diciamo che ci siamo difesi. Ah, si è andata via lissia come l'olio. Lissia. Sì, sì, sì. Riapriamo perché sapete che il buon Masieri, visto che è un cappellone, visto che è un bel ragazzo dagli occhi azzurri. Visto che è un drogato. No, però sì. Scherzando. No, non è vero. È un grande fan di Vasco, no? Per la somiglianza soprattutto. Ma a chi? Tra te e Vasco. Ma dove? Cappello lungo, l'occhio azzurro, un po' questa vita spericolata che fate. Vasco quando ha avuto i capelli lunghi comunque era pelato. Cioè, ho notato questa cosa effettivamente. Anche quando aveva i capelli lunghi era pelato. È vero, non mi chiedo come sia possibile, ma perché stiamo parlando del Blasco? Perché settimana scorsa abbiamo parlato delle prime quattro date a San Siro, abbiamo detto qua ne fa uscire altre. E io no, sarà nel RSA a fare animazione, invece no. C'erano 15 giorni tra le date di Milano e invece ha avuto ragione Masieri. Bari, infatti, ne ha aggiunta una a Bari, ma soprattutto tre a Milano, andando sostanzialmente ad occupare San Siro per più di due settimane. Hai capito? Vabbè, quando affitta, cioè come dire. Sì. Quanto costa affittare San Siro due settimane? Non so, adesso chiamo un attimo. Salve, senta, c'erano due serate, check-in il 15, check-out il 18. Quanto mi fate lo stadio? Adesso provo a sentire. Vabbè, non so, ascolta. San Siro 331-78-53-555. Ci dica quanto costa, signor San Siro. Ci dica quanto costa l'affitto a notte. A notte. Sarà compresa la colazione o no? Beh, spero di sì. Sì, dai, spero di sì. Beh, è diventato salutista.
Ma chi? Vasco o San Siro? Vasco. Ah, no, no, pensavo San Siro. No. Cioè, salutista. Beh, salutista. Ha smesso di toccare. No, scherzo. No, no, non si dice questo. Anche perché non ci crede nessuno. No, nel senso, no. Che vergogna. No, anzi, che vergogna. No, anzi, andate a vedere il sopravvissuto dove racconta. Supervissuto. Il supervissuto, scusa, dove racconta appunto le sue vicissitudini. E, no, anzi, fa un bel ragionamento anche sugli eccessi della sua vita, diciamo, no? In sostanza, se volete, alle 12... e non siete riusciti ad accaparrarvi i biglietti, esatto, per le altre quattro date, sappiate che oggi avete una seconda possibilità. Sarà più semplice? Assolutamente no, perché lui ha già avuto 260.000 biglietti, una cosa del genere. E qua, più o meno, no, ha fatto solda, 5 date sold out, adesso non so. Sì, mi sembra una roba del genere, 260.000 mi sembra letto, quindi ne potrebbe vendere altrettanto, quasi altri 200.000. Ma anche se lo affittasse per un mese facendo San Siro lo riempirebbe, lo sappiamo. Cioè, lui lo può fare a Milano. Cioè, lui lo può fare in Italia, chiaramente. Qualora venissero i famosi BTS del signor Roberto, sì, probabilmente mezzo, cioè due settimane le farebbero. Mi duole dire questa cosa, però in Italia ci è andata bene e per fortuna lo fa Vasco. Mamma mia, che presa di posizione, ci è andata bene, fortuna lo fa Vasco. 331-7853-555, voi li avete presi i biglietti per Vasco? Io sì, vado l'11, no, 11 giugno. Cioè, e io il 12. Pensate, cioè, sono qua a parlare di una roba che non so neanche se ci arrivo vivo all'11 giugno, però vabbè, intanto, anche se non ci arrivo vivo, il mio centone più o meno l'ho dato a Vasco. No, beh, no, costavano un po' di meno. Ho preso piccionaia, quindi costa un po' di meno, in più ti danno anche appunto il mais per i piccioni che ci sono insieme a te. Abbiamo parlato di Vasco e quindi adesso ci ascoltiamo Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono. Io sono Milano. Io sono Milano. Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano.
Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via. Siete a mezzogiorno, si aprono? Mi pare di sì. Beh, più o meno. Comunque stamattina date un occhio ai vari siti dei biglietti, perché appunto 4 nuove date a San Siro, giusto? Tre nuove date a San Siro. Sale a 7 per un totale, se non sbaglio, nella sua carriera di 37 San Siro. 37 concerti a San Siro? Se non sbaglio, sì. L'ha scritto ieri in un post sui suoi social. Proprio quello più, credo sia quello più di casa. Quello che ha fatto più concerti a San Siro. Sì, sicuramente. Cioè, ne ha fatti tanti anche Jovanotti, ma non arriva a 37. No. No, arriverà una decina, sì, nemmeno. Sì, no, ma si supera, però, no. Ligabue. Ligabue è una ventina, siamo. Così tanti, no, l'ha fatta San Siro, perché poi ha smesso di fare gli stadi, però sì, perché comunque non. O 15. No, vabbè, ma lui comunque no. È proprio li doppia. Sì, li doppia. Va così. Se sei grande. Mamma mia, non è di parte. Il scarsa adesione allo sciopero dei tassisti. Ah, così. Sentito Codacons. Pochi taxi hanno aderito veramente all'agitazione. Secondo il Codacons, lo sciopero dei taxi è stato un flop, dice Milano Today. A sostenerlo, Codacons. Sì, non so se c'è scritto la dichiarazione di Codacons. Leggila bene tu. I cittadini non hanno avvertito alcuna differenza rispetto a qualsiasi altro giorno della settimana. Perché? C'è scritto la seconda parte. No, lo sciopero è un fallimento non certo, perché molte sigle sindacali. Cosa vuoi dire? No, perché c'era una parte che ho sentito nel GR che diceva, poi non ho sentito nessuna differenza perché tanto i taxi sono sempre introvabili. E quindi nessuno si è accorto di niente. Come per dire quel 20% in più di licenze che il DDL metterebbe in campo servono, no? Così dice il Codacons. Questo è bello, che dice: oh, a Milano nessuno, cioè in città, cittadini, nessuno si è accorto di niente perché tanto i taxi non ci sono mai. Insomma, una bella stoccata del Codacons a questo sciopero. Bah, insomma, però effettivamente poca adesione poi alla fine pure, quindi. Esatto, mentre ricordiamo che perché ho avuto il timore che ci fosse un altro sciopero alle porte, invece mi sono ricordato che è appena passato. Ciò non vuol dire che non ce ne sia un altro alle porte o alle poste. Alle poste, sabato c'è una grande manifestazione a Roma della CGIL, ecco, ma vedi. Non credo che Vabbè, può anche andarci bene, ma no, per adesso nessuno sciopero. Adesso che ti hanno sentito, gli è venuta l'idea e sicuramente ne rifaranno un altro. Tanto sicuramente. Ma secondo me hanno già un calendario prestabilito, un po' come quello delle Olimpiadi, no? Allora facciamo prima settimana sciopero, terza settimana un altro sciopero, cioè fanno così. Infatti, a proposito di Olimpiadi, hai anticipato in parte il tema di cui tratteremo in un piccolo blocco dopo, perché l'Italia ha avuto con la Turchia la possibilità di organizzare. Ma l'ho Euro. Sentita sta roba? Dopo ne parliamo per bene, perché ci sono degli stadi interessati. Tre sono già decisi. Quali sono? Boh. San Siro? No, è 2000 e passa, 2036. Sarebbe bellissimo se mi mettono San Siro dentro nella lista e poi come facciamo? Dopo ne parliamo bene di questa vicenda, che perché è da questi approfondire. Questi si riescono a tirare la zappa sui piedi da soli, anche. Okay. Cioè, la cosa divertente è quella. Perché un'altra deadline, cioè dopo quella della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi. Se in cui ricordiamo che lo
stadio comunque verrà ritoccato, esatto, e messo a posto, perché sennò non si può fare la cerimonia. Se dovesse essere compreso anche tra i 5 o 6 coinvolti negli europei, lì è un bel problema, perché si sposta sempre avanti, ma ne parliamo dopo. Secondo te puoi fare un europeo in Italia senza la San Siro? Comunque ne parliamo dopo, dai. Adesso andiamo con un po' di musica, è il momento di Alfa con Bellissima. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Io sono Milano. Io sono Milano. Sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Vai. Registra Alfa con Bellissima, 8 e 22 minuti. Bentornati su Crystal Radio, bentornati a Good Morning Milano. Ci ha raggiunto il nostro ospite, vero Lorenzo? Esatto, Stefano Locati, per parlare della rassegna Sogni Elettrici della Yulm. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Stefano. Allora, così velocemente subito entriamo nella vivo da domanda, cioè che cos'è Sogni Elettrici e quando possiamo goderne di questi Sogni Elettrici? Sì, Sogni Elettrici è un festival di cinema, che parte dal cinema e vuole raccontare l'immaginario fantastico e della fantascienza. È un festival che si svolge all'Università Yulm di Milano dal 16 al 21 ottobre. Con ingresso gratuito, tutti gli eventi e le proiezioni sono a ingresso gratuito, ha un fitto programma di proiezioni, di incontri con autori, registi, appassionati e scrittori di fantascienza e di fantastico, ha delle proiezioni di film in anteprima italiana che provengono da tutto il mondo e che riguardano appunto il fantastico e la fantascienza, e al suo interno anche un convegno internazionale di studiosi che si occupano di speculative fiction, che non è altro che una parola altisonante che ingloba appunto i concetti di fantastico e di fantascienza. Speculating, com'è che è? Speculative fiction. Ah, però. Letteratura speculativa sarebbe. E non è quella su quando compri una casa, rivenderla 10 volte tanto, fare speculazione edilizia, no, è un'altra roba. Ok, perfetto. No, chiaro, chiaro. Un'altra roba. Chissà, può essere utilizzata anche per. Ma no, è più utile sicuramente la vostra che quell'altra, sinceramente, visti i problemi della nostra città. E dicevi, tutto questo avviene alla Yulm, giusto?
All'Università di Ulm, sì, a Milano, le proiezioni appunto e tutti gli altri incontri sono a ingresso gratuito, ci sono film che provengono da tutto il mondo, come appunto un film dagli Stati Uniti che è Divinity con Bella Thorne come attrice protagonista, c'è un film molto interessante nigeriano che si chiama Mami Wata, che era passato al Sundance dove aveva vinto un premio, quindi ci sono diverse tentativi di portare alla luce un po' di tipi diversi di fantastico e di fantascienza, con film dell'ultimo, sostanzialmente dell'ultimo anno, non ancora usciti in Italia, quindi saranno, vabbè, naturalmente proiettati in lingua originale con i sottotitoli in italiano. E poi ci saranno soprattutto anche tanti ospiti, tra cui una masterclass di Bruce Sterling, che è tra i papà del movimento cyberpunk, insieme a William Gibson. Ci sarà un'altra masterclass invece di un'autrice italiana, che è Licia Troisi, che è tra le autrici di fantastico italiano più vendute e più conosciute. Ci sarà un incontro sul doppiaggio, in particolare con alcuni doppiatori italiani molto conosciuti nell'ambito del doppiaggio delle serie animate, degli anime giapponesi, con ad esempio Renato Novara, Spinelli, che si sono occupati di serie anche molto conosciute come, non so, Sailor Moon, One Piece, Ah, le Dragon Ball, eccetera. conosco Quindi tutte, questi. queste le conosco tutte. Sì, queste le conosco tutte. Bene, ci contavo perché sono Sei riuscito argomenti a più cogliere anche semplici. quelli come me che magari conoscono un po' meno quel mondo, ma con quei tre nomi ci hai preso in pieno, cioè nel senso sì, questi li conosciamo bene. Beh, una bella fatica anche trovare però tutto questo materiale da raccontare, no? Una bella fatica, ma anche ben divertente, quindi ogni anno all'inizio mi chiedo ma perché lo faccio, ma poi appunto arrivati al dunque, insomma, sono contento perché insomma si uniscono tanti temi che sono interessanti. Tra l'altro, appunto, l'intento è guardare al fantastico e alla fantascienza non solamente come momento di evasione dalla realtà, di fuga dalla realtà, ma anche come un modo di tornare a guardare la realtà da una prospettiva diversa. E quindi è sì un momento, come dire, escapista, di fuga, di svago, ma anche un modo per cercare di ragionare sulla realtà quotidiana da prospettive inedite. Chiarissimo. Ti interrompo un attimo perché mandiamo un po' di musica, ma ritorniamo ancora perché dobbiamo capire bene tutti gli appuntamenti, dove trovarti e cosa possiamo ancora vedere perché sono tante le sorprese appunto di Sogni Elettrici. Adesso Marco Mengoni, pazza musica insieme ad Elodie. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano.
Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Vado. Minuti, Marshmallow, bye bye, rientriamo dopo la piccola pausa, sempre in collegamento con il nostro ospite Stefano Locati, direttore artistico di Sogni Elettrici, la rassegna della Yulm Festival dell'immaginario fantastico e fantascienza. Ricordiamo appunto che sarà la rassegna, coprirà i giorni da lunedì 16 a sabato 21 ottobre, giusto Stefano? Esatto. E per quanto riguarda il programma, dove possiamo trovarlo, visto che comunque è ricco di appuntamenti? Sì, allora il programma si può trovare sul sito Sogni Elettrici, tutto attaccato, sognielettrici.yulm.it. C'è sia il programma che anche tutte le informazioni su, ad esempio, i film che proiettiamo,
lungometraggi e cortometraggi, informazioni sugli ospiti e su come raggiungerci. L'Università Yulm è in zona Romolo, quindi insomma facilmente raggiungibile. Ripeto, l'ingresso è gratuito, non c'è bisogno di prenotazione, e quindi a chi incuriosisce qualcosa del programma può venire a curiosare liberamente. Perfetto, Stefano. Allora, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi, e quindi ricordiamo appunto da lunedì 16 a sabato 21 Sogni Elettrici alla Yulm. E io ho una curiosità proprio di salutarci, volevo capire la cosa che quest'anno sei più fiero di aver portato a questo festival. Ah, caspita, così alla fine è la domanda più difficile. Sì. No, in realtà sono tante cose, appunto prima ne facevo cenno ad alcune, come appunto la presenza di uno scrittore come Bruce Sterling, poi in realtà abbiamo anche delle cose più al confine con la quotidianità. Una delle cose di cui sono più felice è appunto che parleremo anche di, ad esempio, intelligenza artificiale da un punto di vista del fantastico e della fantascienza, di come utilizzarle, di come viene utilizzata ad esempio per creare anche video e film. Quindi ci sarà una sezione che parla di intelligenza artificiale con degli esempi di cortometraggi girati con l'ausilio di intelligenza artificiale, ad esempio. È bello che qualsiasi rassegna che seguiamo eccetera ha sempre l'affondo sull'intelligenza artificiale, si vede che è veramente è un tema importantissimo da tutti i punti di vista. Se si parla di mobilità si parla di intelligenza artificiale. Qua però bisogna capire bene, è interessante perché bisogna capire quanto possa l'intelligenza artificiale creare qualcosa di fantasia, non c'è quindi la fantasia artificiale quasi diventa a un certo punto, giusto? Esatto, sì, l'intento è proprio quello, vedere se le intelligenze artificiali hanno anche fantasia. Guardiamo anche allo sciopero degli sceneggiatori che si è concluso da poco ad Hollywood, anche lì l'intelligenza artificiale era il casus belli, diciamo. Sì. Prima di salutarci, Stefano, da ricordaci bene tutte le coordinate per essere sicuri di non perderci niente di questo festival, appunto alla Yulm, ma di tu tutte le coordinate per bene, nome, cognome, indirizzo e codice fiscale. Benissimo, allora Sogni Elettrici, Festival dell'Immaginario Fantastico e di Fantascienza, da lunedì 16 a sabato 21 ottobre all'Università Yulm. Trovate le informazioni su sognielettrici.yulm.it. Quindi, Festival Sogni Elettrici alla Yulm, tantissimi i momenti e i materiali proprio da andare a vedere o ascoltare. E ti ringrazio, Stefano, davvero per il tuo intervento. Grazie a voi. E quindi ci vediamo in Yulm allora a questo punto per Sogni Elettrici, va bene? Ti aspettiamo. Quando è il giorno che non mi posso perdere, qual è? Che devo per forza esserci lì? Naturalmente tutti. Giusto. Immaginavo, questa gliel'ho proprio alzata per schiacciarla. Va bene, grazie mille Stefano. Buona giornata. Grazie. Grazie a voi. Continuiamo con la musica, con la musica quella seria, perché qui abbiamo parlato di fantasie, abbiamo parlato di cose che davvero volano alte sopra di noi, come ad esempio le stelle, di cui siamo tutti quanti figli. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano.
Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Sì. Nazione del mondo. Figli delle stelle, noi siamo figli delle stelle alle 8:41. Bene. Ok. Bene. Ciao domani. No, l'ultima pagina della rassegna stampa di oggi. Ultima pagina della rassegna stampa, parole al veleno. Ah, pensavo parole al vento. No, no, parole, parole al veleno, al vetriolo. Di Marco Mazzei, consigliere al comune di Milano, lista contro chi? Beppe Sala. Parole al piccolo veleno. Quiz. Tanto contro, le cuffie ce l'hai. Contro chi? Beppe Sala? No. Ah no, ok, per una volta non è. Leggo un post. Gente che guida in città e che non capisce l'incrocio di Corso Monforte. Poi ci chiediamo perché succedono gli incidenti. Se non siete capaci, usate i mezzi, per favore. Mamma mia. Marco Mazzei. Bella uscita, Mazzei, un giorno fa, però. 18 ore fa, pubblica una foto. Incrocio di Berlino. Chissà se anche in Germania ci sono automobilisti che non lo capiscono. Forze politiche che lo deridono. Giornali che inseguono i peggiori social. Tram che deragliano. Sei tu quelli che inseguono i peggiori social. Stai leggendo sta notizia adesso. Centro io. È bella uscita, comunque. Facciamo. No, riportiamo solamente ciò che ha pubblicato. Allora, è un tema scivoloso. Sono direttore, posso fare l'editoriale? Devi. Allora, l'editoriale. Faccio l'editoriale di un minuto in chiusura, neanche di 30 secondi. Allora, Mazzei di base ha ragione. Chiaro. Ma la verità è che è così. Siamo un popolo che non è capace di guidare, siamo un popolo che non è capace di leggere i cartelli stradali, siamo un popolo che non è capace di andare in bicicletta, non è capace neanche di andare a piedi, perché attraversiamo le strade dove ci capita. Quindi, siamo quella roba lì. Però, Mazzei, devi fare i conti con chi hai che fare. Esatto. Non puoi pretendere di farci diventare berlinesi in un attimo. È questa la verità. È l'amara verità. Io accetto i nostri limiti. Abbiamo questi limiti. Sappiamo fare molto bene la cotoletta milanese, ma non sappiamo attraversare la strada. Va bene. Questi sono i limiti della nostra città. E poi avvengono incidenti. Sì, e quindi cerchiamo di non farli avvenire questi incidenti, perché questo è il problema, no? Tra l'altro, sottolineo che oltre all'aspetto, diciamo, antropologico, mettiamola giù così, culturale, nella foto che appunto ha pubblicato su Facebook, sul suo profilo Facebook, Mazzei, si vede una strada berlinese in cui abbiamo una corsia per le macchine che vanno in un senso, una corsia per le macchine che vanno in un altro senso ai lati della carreggiata e dentro le due. Simile a quello di Monforte, dai, solo che è molto più grande come incrocio rispetto a quello, esatto, Monforte, però dico, l'urbanistica della nostra città in molti casi non permette, ma non aiuta per niente, esatto. Ricordiamo che questa qua praticamente è la aggiunge una corsia a destra e una a sinistra ed è la configurazione del ponte sullo stretto di Messina, però è vero, c'è anche la pista ciclabile, però togliendo la pista ciclabile. Okay. No, per dire che a Milano non abbiamo purtroppo disponibilità in molti punti. Penso per esempio alla circonvallazione, che dove verificano il 90% degli incidenti. C'è il ponte sullo stretto di via Cinisio, che è il famoso cavalcavia Bacula. Cioè no, era per dire che una conformazione del genere la pensiamo la per grandi cose a Milano. Non la trovi a Milano, ma soprattutto in via Monforte non la trovi. Cioè, nel senso, magari se andiamo al Grattosoglio, qualche incrocio grosso lo troviamo, ma qua in centro sicuramente no. Comunque,
Sì, Mazzei, vabbè, ne diamo un 6 più. Però è, no, vabbè, ne diamo un 6 più. È chiaro che Mazzei sulla carta segno con la blu. Ha ragione, ha ragione al 100%, e però sarebbe il mondo ideale. Purtroppo, sì, per quanto tutti vogliamo arrivare il prima possibile a una situazione del genere in cui si va veramente tanto in bici, diventa il principale mezzo per tutti. Ci vado io. Tutti dicono Milano ha la conformazione da bici perché siamo in pianura, eccetera. Ok, però accelerare così il cambiamento e un tipo di transizione del genere potrebbe anche non dare i giusti frutti. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Vai, entra dentro là. Irama, la genesi del tuo cuore, sì lo so, l'ho tagliata un po', però abbiamo poco tempo, dobbiamo parlare di cose importanti e questa canzone è sfigata, diciamocelo, perché me lo dicevi prima, cos'è successa questa canzone, velocemente? Un paio d'anni fa a Sanremo, durante il Covid, Irama ha preso il Covid pochi giorni prima e hanno dovuto mandare nel corso della competizione, mentre tutti si esibivano sul palco dell'Ariston, vuoto, però si esibivano, per Irama hanno mandato il video delle prove generali che si vedeva oggettivamente che era una prova, mancava qualcuno dietro in pigiama che passasse o il cellulare di fianco a lui si facesse i fatti propri. Vabbè, ma comunque ultima notizia della nostra rassegna stampa, sì. Appunto l'abbiamo anticipata, pochi mesi fa, 3 mesi fa, Roma e Istanbul avevano presentato una candidatura congiunta e adesso è ufficiale, ieri è arrivata la notizia, Italia e Turchia ospiteranno gli europei di calcio 2032. Dovrebbero esserci una decina di stadi divisi, quindi 5, 5, 6 e 4, eccetera. Leggiamo Martina Riva, assessora allo sport e ai giovani del Comune di Milano, 2032 volte grazie, saranno ancora notti magiche. Gli europei 2032 si svolgeranno in Italia, in 5 città ancora da individuare e in Turchia. Io mi permetto di aggiungere, oltre alle 5 città che cita Martina, l'assessore Martina Riva, 5 stadi. Sì. 5 stadi. Giusto, giusto, giusto. Milano è a disposizione, si farà trovare pronta, dice l'assessora, avanti così, candidatura dopo candidatura. Adesso sappiamo benissimo, esatto, quanto è caldo. 2032, meno 2026. 9 anni. No, no, sono andato nel 26, sono solo 6 anni. Ci sono 6 anni. Ce la fanno in 6 anni a fare lo stadio nuovo? Non ce la fanno mica. No, non ce la fanno. Infatti
Stavamo parlando. Viva San Siro! Viva San Siro! Eh sì, molto probabilmente andrà. Da finire così, è presto da dire. Però, se la deadline, si stava dicendo prima, era la cerimonia d'apertura per i Giochi Olimpici 2026, adesso con gli europei del 2032, sai che magari viene allungata un po'. Sai che c'è. E magari col fatto che si arrivano qualche soldi non si mette anche a posto meglio, Non lo so, non ti so dire. A parte che me sorprende sempre. L'ultimo europeo non era itinerante. L'ultimo europeo era itinerante. Hanno fatto un vero europeo, in un certo senso. Cioè, si girava in giro. Ed è partito la cerimonia d'apertura, è stato all'Olimpico di Roma. Sì. Qui adesso, si parla di ipotesi finale a Roma invece. Per il 2032. Nel 2032 solamente due stati. Sì, anche nel 26. Sì. Anche nel 2026 saranno due stati che adesso non mi ricordo. No, sono 6 anni. Cosa? 6 anni. Perché 6 anni? Tra il 26 e il 32. E allora 28. Allora 28 sono Inghilterra, Galles, Scozia, Nord Irlanda e Irlanda. Vabbè, lo faranno comunque, lì. Sì. Diciamo. Pensa che io so una cosa di calcio che tu non sapevi. No, pensa come gira il mondo strano ormai. Gira il mondo gira. Sì, sì, gira. E sai come facciamo adesso? Elio, le storie tese. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono 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 Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io. Io sono Milano. Io sono Milano. Sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche io sono Milano. Anche noi siamo Milano.
Io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche io sono Milano. Anch'io sono Milano. Io sono Milano. Io sono Milano. Anche noi siamo Milano. Io sono Milano.